Vi presento Firefox OS. Allora, la presentazione è dedicata al punto di vista per sviluppatori e per utenti. Però prima di cominciare a parlare di Firefox OS parliamo un attimo di me. Beh, come si vede sono un programmatore, amante dell'open source, però questo è il primo talk, quindi abbiate un po' pietà, sì, esatto, non lo so. Allora, siccome l'argomento diciamo è particolare, ho mischiato le due cose, sia la parte utente che il sviluppatore. Poi, durante il talk ci sarà tempo, alla fine potremo vedere il Firefox OS dell'Overphone che è Okeon, eccolo qui, tramite il computer, poi il simulatore. E poi se ci state tempo dopo anche le domande. Oh, io pensavo che qui c'era internet, quindi che avevo previsto un video su YouTube di Mozilla, però chi vuole vedere la presentazione con calma a casa c'è il video, praticamente è un video che ha rilasciato Mozilla una settimana fa nemmeno, dopo il lancio di Firefox OS in Sud America, specialmente in Brasile, e quindi presenta diciamo i casi d'uso più semplici, tipo dall'amica che fa la foto all'altra amica e cose del genere con questo dispositivo. Ma Firefox OS cos'è? Firefox OS, nome in codice è .gigo, Gego, Gigo, dipende dalla pronuncia, è un sistema operativo basato su Linux e Android. C'è chi ha detto pure Android, sì, perché di Android ricicla la parte dedicata alla fotocamera e al dial telefonico, alla SIM, insomma. Però per il resto è completamente Linux. E il suo codice è disponibile sempre durante lo sviluppo, a differenza di qualche altro sistema operativo open source che non si comporta così. Come scritto, lo facciamo noi. Oh, siccome non so se c'era tempo, vi ho messo gli screenshot resi pubblici proprio da Mozilla riguardo l'home screen, questo qui col cane. In italiano è stato un dibattimento nella community se chiamarla home principale o schermata principale. Questo invece è la schermata con le applicazioni. Questa abbiamo la rubrica dei contatti che è lo stile classico di Gaia, che vedremo più avanti cos'è, di Firefox OS. E questo invece è il marketplace, che è più visibile anche da computer. Da desktop. Qui abbiamo la galleria fotografica e il player musicale, il dial telefonico e il browser che c'è dentro. Ma detto questo, cominciamo a parlare veramente di Firefox OS, che è quello che siamo interessati. Allora, tanti mi hanno detto: io lo compro per mia madre che non sa usare il telefono perché costa poco, così non c'è più problemi. Sì, va bene per quello, è pensato per quello, ma non solo per quello. Mozilla propone standard aperti, tutti sappiamo che supporta il web aperto, è contro il DRM e così via. Non è intenzione di lucrarci, questa è la parte principale, tant'è che il marketplace rispetto a quelli di Android e di iOS non è a pagamento, non c'è una quota annua e non c'è una commissione sui pagamenti. Punta sui dispositivi di fascia bassa, infatti il Keon, questo qui, costa, mi ricordo male, 100 euro, la versione avanzata che è piccola, costa 150, è da delle developer preview, che non è sto granché. L'HTML è uscito in Spagna, mi pare 69, insomma, col contratto telefonico, cioè costa poco, il concetto è quello, costa poco. Purtroppo qui la presentazione è tagliata, non vedo la risoluzione, però la vedo qui grande, non la vedo neanche. Comunque, i componenti non sono molto potenti perché il sistema operativo ha poche esigenze e è pensato di portare il web anche nei paesi di sviluppo, tant'è che la loro ottica era quella, ovvero portarlo in Brasile, nell'est Europa e adesso si sta portando anche in Germania, uscito la settimana scorsa, Germania e Spagna. E poi, vabbè, l'ho detto, è un sistema fluido, ma più adesso vedremo perché. Gonk, Gigo e Gaia. Gigo lo conoscerete tutti, il motore grafico di Firefox. Gaia l'ho citato poco fa. E queste 3G è la suddivisione di Firefox OS, delle sue tre layer. Ovvero Gonk, che è quello che consiste nel kernel e nelle librerie di sistema. Gigo, che è proprio il motore grafico, con le virtual machine, perché Firefox ne ha più di una. E poi Gaia, che è l'interfaccia utente, per tutto ciò che viene mostrato a schermo. Ah, non l'ho detto, in tutte le slide cercavo di mettere delle fonti di riferimento, così potete approfondire meglio, perché io qui purtroppo non posso parlarvi di tutto. Jaggi dappertutto. Perché? L'interfaccia è un browser, tutta l'interfaccia. Quindi anche se noi apriamo il browser, è un browser dentro il browser. Ha un motore grafico Gigo e tutte le applicazioni sono web, fatte con i tre assassini. Così li chiamano Mozilla, HTML, CSS e JavaScript.
Leggendo sulle community, chi chiedeva perché non ci mettete quella kit che Kiko non lo usa nessuno? Ci sono diversi motivi, a partire da filosofici a quelli squisitamente tecnici. E Kiko, il presente Firefox è certamente integrato con delle API del sistema e tutto il resto, quindi non ci si può mettere al momento WebKit. Il futuro non lo sappiamo, cosa arriverà e cosa ci potrà stare, però al momento è solo Kiko. La leggenda delle web lente purtroppo qui è tagliata, mannaggia nel 2024, però tutti si ricordano l'applicazione di Facebook per Android, la prima, quella in HTML5, ed era lenta da far morire. Tant'è che prima Zuckerberg era favorevole e poi era cambiata idea. Però Sencha Labs, che è l'ex GTS, per chi la conosce, XTGS era, perché adesso si chiama Sencha, una grandissima libreria per la creazione di interfacce utente in JavaScript, spettacolare, ha realizzato un clone in JavaScript dell'applicazione di Facebook che non ha tutti questi problemi. Quindi l'applicazione di Facebook era fatta male, perché HTML di base e il motore grafico per mobile per questo tipo di applicazioni non hanno problemi di performance, come aveva quella lì. WebApp è figo, c'è chi usa Polygram, Cordova, Titanium, quello l'altro, quello lì, per fare applicazioni multipiattaforma. Il vantaggio della WebApp è che alla fine è un'applicazione che gira dentro il proprio monitor, dentro il proprio browser. E ci sono tutti accorgimenti che si possono fare per avere un'applicazione fluida senza avere grossi problemi. Io qui ho suggerito alcuni consigli veloci per non andare nei dettagli, per poter avere delle performance ottimali, da utilizzare jQuery 2 invece di jQuery 1, jQuery, perché jQuery 2 non supporta sempre le vecchie versioni di Internet Explorer, quindi è più leggera, c'ha meno cose, insomma. Zetto è ancora meglio perché supporta solo i browser mobile, quindi desktop non ce l'ha e quindi è ancora più leggera e supporta alcune API proprio dei browser mobile. Mini framework JavaScript, perché ci sono molti framework piccoli, 2, 3K, 5, che fanno solo lo stesso indispensabile, che è solo per le chiamate AJAX e così via. E questo vi permette di avere un'applicazione che ha solo lo stretto indispensabile, non un mattone di 100K che è jQuery. Poi il framework CSS responsive, perché chi lo sviluppa lo sa, per avere il proprio sito, applicazione che funziona su tutti i dispositivi, deve lavorare con il responsive. E qui, siccome pensiamo a mobile, a un sito web, un'applicazione, tablet e così via, come realizzare un framework responsive. Quindi Internet Explorer, siccome qui non esiste, potete lasciare anche nel user bagno dove vi pare, insomma. I crash, ho aggiunto questa slide qui in mezzo perché le applicazioni sono sotto sandbox. Spieghiamo meglio. Ogni file JavaScript dentro Firefox OS è eseguito in un processo separato. Quindi se crasha per qualche motivo il file JavaScript, non crasha tutta l'applicazione. E quindi abbiamo meno che problemi con il sistema di stabilità. E questo è differente rispetto ai browser da computer, perché quelli, per esempio, vanno eseguiti tutti i file JavaScript della stessa pagina o di tutte le pagine, a seconda di qual è, in un unico processo. Qui invece ce l'abbiamo in più processi, quindi abbiamo delle performance completamente diverse e allo stesso tempo un debug più facile, perché poi fare il crash è quello, vediamo di capire cosa ha fatto crashare tutto. Che cosa sono le web app hosted e pagati? Se non l'avete mai sentite, Firefox OS, come ho detto fino adesso, è un sito, sono tutte applicazioni web. E le applicazioni esistono in due tipi diversi, hosted e pagated, e si differenziano dai permessi e come si installano sul dispositivo. Ma vediamo di vederle meglio. Le applicazioni hosted sono i classici siti, applicazioni web che stanno su un server, anche sul tablet. E poi, grazie anche a Cache e ad altre soluzioni, possono anche cacciare dei file sul dispositivo. Però, a differenza delle pagated, hanno dei permessi limitati. E alcune di queste app, per esempio, sono Facebook e Twitter, ma un elenco dei privilegi che ho preso a caso, quelli più conosciuti, che è la geolocazione, lo storage, quindi l'ex web storage, local storage, session storage e cache, la sveglia, le notifiche, per esempio, hanno come supporto. Le pagate, invece, hanno ancora più possibilità, hanno accesso a scrittura e lettura sul telefono, possono lavorare anche offline, che sono installate fisicamente, quindi non hanno bisogno di un server esterno da chiamare, accesso a tutte le API e è pacchettizzato in uno zip.
e tutte le applicazioni da installare sono così su Firefox OS. Perché tante API? Effettivamente io ho preso solo una parte che era l'elenco proprio che non finiva più. E tutte quante vengono proposte da Mozilla, che sono tutte via in JavaScript integrate nel browser, al V3C. Alcune sono state già accettate, altre sono in sviluppo in altri browser, ma di base questo è solo un elenco di quelle che supporta Firefox OS. E qui purtroppo è tagliata sotto, ci stava scritto anche che per utilizzare alcune di queste API, che sono più sensibili, più critiche, c'è bisogno che vengano certificate queste app da parte di Mozilla, quindi c'è un controllo alla base, cosa che fa per esempio iOS con le applicazioni che vengono inviate e che Android, diciamo che non succede sempre che ci sia un controllo, però qui vengono controllate. Ho aggiunto questa perché tanti hanno detto come facciamo a pagare, qui è tutto open source e tutti vedono il codice, come si passa, no. Mozilla ha realizzato un API in JavaScript proprio per far effettuare pagamenti e proprio l'altro giorno, che link l'ho messo qui sotto l'approfondimento, su Mozilla è uscito un articolo su come si possono utilizzare. E qui partiamo, questa è un po' la roba da sviluppatore. Il file manifest.webapp è un file JSON e contiene le informazioni dell'applicazione, ovvero nome, descrizione, l'orientamento se è solo portrait, landscape, il percorso di lancio dell'applicazione e i permessi che richiede. E questo file è obbligatorio perché informa l'applicazione al marketplace cosa fa l'applicazione e cosa gli serve. Inoltre, questo file manifest è un content type specifico, quindi va configurato nel web server. GitHub, per esempio, già ce l'ha integrato, tant'è che c'è chi ha fatto le applicazioni per Firefox OS che stanno su GitHub e ha fatto un file zip per condivisione in manifest che richiama l'applicazione lì. E qui parliamo del marketplace ufficiale. Perché ufficiale? Perché tutti possiamo farci il proprio marketplace, anche il nostro sito. Se va aperto con Firefox OS potrebbe aprire un pop-up che dice guarda, c'è un'applicazione che può installare ad esempio il cliente ufficiale del sito. E quindi con file manifest si può fare. Inoltre, su GitHub è presente il codice del marketplace di Mozilla, che dovrebbe chiamarsi Zamboni, è fatto in Python. E tutti quindi potete scaricare e modificarlo come volete. Questo dettaglio, tutte le app che vengono inviate al marketplace sono testate da volontari con dispositivi fisici, non dal simulatore, per controllare tutti i requisiti e se funziona. Quindi questo tenetela bene quando mandate l'applicazione, perché se c'è dei problemi ve la rifiutano e vi dicono pure perché, però voi potete sempre rimandargliela, insomma, non è che, però tenetela appunto. I requisiti per lo store ufficiale. Siccome io ho fatto il test per dare una recensione delle applicazioni per Mozilla, ma non l'ho passato per il mio inglese, qui mi metto qualche trucco perché ho visto come funziona. Sono sincero, insomma. I privilegi che usa l'app devono essere documentati. Se scaricate le applicazioni su Android, quando le installate vi dice ha bisogno degli SMS, quindi potrà leggere i messaggi. Qui invece voi nel file manifest specificate perché vi serve leggere i messaggi, quindi chi installa saprà cosa gli servono e quindi potrà valutare oppure no se effettivamente vuole che l'applicazione lo possa fare. Quindi diciamo che c'è più libertà e sicurezza da parte dell'utente. Niente frame, perché i frame non sono rintracciabili con le bene caricate, possono creare instabilità. Lo screenshot obbligatorio. Le lingue devono essere specificate, cioè le lingue dell'applicazione, perché l'applicazione può essere multilingua, specificatele, perché verranno testate da volontari di quella che sanno quella lingua, verificheranno pure se è scritto bene, insomma. Non compromettere il sistema, che è il requisito fondamentale. Non usare tasti fisici, perché questi telefoni, qui non lo vedete, c'ha soltanto il pulsante del volume, e cioè il pulsante del volume, l'accensione e un pulsante qui come iPhone. Quindi non ha come Android che c'ha i due pulsanti qui sotto per tornare indietro, quindi bisogna pensare che interfaccia lo spazio per il pulsante che di solito per tornare indietro che è a sinistra. E poi ovviamente i pulsanti, siccome fateli cliccabili, perché HTML non è, fateli belli grandi a seconda del dispositivo, pensateci, perché devono poter essere cliccabili, e ovviamente le classiche regole di buon senso, che è tagliato, il 24 mai detto, niente spam, phishing, cose del genere. E qui sono i consigli che ho dato io, che di solito io suggerivo agli sviluppatori di correggere.
La descrizione dell'applicazione deve essere positiva, non vado una riga di descrizione in cui dite questa è un'applicazione che permette di giocare a scacchi. No, se voi potete giocare a scacchi nel classico modo, arricchitela, perché dovete invogliare pure l'utente a scaricarlo, ma anche per dargli un po' di senso. E ho visto giochi semplici, perché alla fine a HTML ne ho visti molto semplici, che come la prima, già che partiva la partita, così neanche non c'è un pulsante gigante dei. No, partiva la partita e non c'era l'istruzione, non sapevo che devo fare, che gioco è, che cavolo. Quindi non fate partire subito il gioco. Interazione deve essere semplice per le varie interfacce, questo lo vedremo più avanti. Specificare per quale interfaccia funziona, l'interfaccia funziona. E controllare il file manifest, perché il marketplace ha un validatore automatico quando mandate l'applicazione, quindi potrebbe anche darvi errore subito non aggregato perché vi dice errore. E come testare l'applicazione? Allora, esiste il simulatore di Firefox S, che è un'estensione per Firefox, disponibile per Windows, Mac e Linux, pesa 80 MB, la installate su Firefox e potete avere il vostro simulatore direttamente dentro Firefox. Al momento ci sono due versioni, cioè tre, perché la 1.0 ormai è quella vecchia, adesso ci sarà la 1.1 a livello ufficiale, che usa Vico 18 con backport di sicurezza della 20, mentre la 1.2, che è sviluppo, Artico 26, io sul Canon ho flashato la 1.2 e ho visto che ha dei problemi, d'accordo, nel sviluppo, però è già più fluida rispetto alla precedente. E qui, come tutti gli sviluppatori sapremo, quando bisogna sviluppare un'applicazione mobile c'è l'incubo di provarlo su N.000 dispositivi. Qui, come tutti i simulatori, abbiamo il simulatore che installate e sfrutta l'hardware del computer. La versione Vico di Firefox usata, quindi questo da tenere bene in mente, perché se testate con Firefox, mettiamo caso 20, potrete provare su Firefox 1.2 e può darsi che funziona tutto, ma se provate una versione precedente potreste avere problemi. E poi inoltre alcune mie non sono supportate, perché non ho messo dopo, ma stanno ancora più. Perché alcune mie non sono supportate, ma c'è sempre il stupido dell'orientamento, più molle non è che me lo posso girare in automatico come gira il sito. Poi c'è il debugging remoto che è presente anche in Chrome. La parte interessante è che il debugging remoto è possibile sia in Firefox OS che in Firefox per Android. Quindi basta collegare il dispositivo al computer e tramite i tool recenti che hanno appena integrato si può testare e avere un feedback interattivo subito sul computer. Come fare un'applicazione? Allora, abbiamo detto che lei è un sito web. Pensate che non faccia responsive. Vi metto qui il link che ho messo qui in fondo del boilerplate ufficiale, che contiene già Gaia, interfaccia grafica di base, ed esempi LBI di base, da scattare la foto, aprire la rubrica, fare una telefonata e così via. E il boilerplate ufficiale è su GitHub, quindi potete scrivere commenti, insomma, sapete se siete programmatori. Per chi sta registrando, sto registrando pure io. Quindi se sei uno sviluppatore web basta che sei questo, c'è il boilerplate, ci metti sotto, ti sporchi le mani e lo fai. Vi metto, sarà sempre quello che avete visto fino adesso, di link di Mozilla Developer Network, che secondo me deve essere il punto di riferimento per ogni sviluppatore web. Abbandonate .school prima di subito e utilizzate Mozilla Developer Network, che non è solo di Mozilla ma contribuiscono tutti, anche quelli di Google per esempio, come Paul Edish, facciamo un esempio di nome, chi conosce. Qui c'è il workflow di sviluppo. Io l'ho un po' migliorato rispetto a quello di base di Mozilla, se sono sviluppatore già lo sai. Io qui ho messo creare un manifest, perché così lo sviluppatore può mettere in chiaro cosa deve fare l'applicazione. Realizzare l'interfaccia, perché una volta che l'avete fatta avete tutto già pronto e potete sviluppare senza andare a modificare di là, perché abbiamo un'asse di qua, cioè avete la rete già fatta. Sviluppare in continuo sviluppo e testing su browser, simulatore, device. Poi, a seconda del tipo di applicazione, perché l'applicazione può essere sia hosted che packaged. Se è hosted la caricare sul proprio server web, come ho detto prima, anche GitHub. Se packaged, fare tutto un bazzico. E poi non viene sul marketplace, se lo vedrete ovviamente sul marketplace. E qui incominciamo a dire un po' di parole, cose nuove. Che le web activity. Le web activity alla fine è una cosa molto semplice, permettono di interfacciare le applicazioni tra di loro.
ovvero io dall'applicazione che faccio io posso fare che in automatico manda delle informazioni a un altro e faccia, gli faccia fare una certa cosa. Quindi tipo io posso fare chiamo questo numero dalla mia, in automatico apre il dialogo telefonico con il numero già messo. E questo si fa tramite le webdisk, che è il codice che alla fine è un bel gisotto di parametri da passare. Quindi è molto semplice. Questa l'ha aggiunta proprio recentemente dei web component. Web component è una cosa proprio non recente, di più. Passare con il drag and drop sì, supportata da Chrome e da Firefox, per i browser da dati, cioè una polyfill sempre di Mozilla di nome Xtag. Cosa sono? Non è semplice da spiegarlo, però per chi per esempio ha già lavorato con le Qt, con le GTK, il .NET, insomma, prende il componente e lo trascina. E c'ho il mio widget, come pare, della textarea, quello che volete. La stessa cosa sono questi. Praticamente è un custom tag, tipo calenda, che ti prepara già il calendario già pronto di suo. E questo è il vedere citato, che sono appunto le tutti uniche, Polymer di Google e Brick di Mozilla, hanno già un set di questi custom tag già pronti. Per esempio, Brick di Mozilla è utilizzato per le applicazioni di Mozilla, cioè tipo la status bar, il calendario, e qui ho messo un po' di articoli di riferimento, perché la voglio approfondire. Oh, stiamo avvicinandoci quasi alla fine. Le varie sono tutte quelle cose che non si devo mettere, che sono dettagli. Oh, quante volte? Come ho detto prima, ci sono quattro versioni di Firefox. Firefox Desktop, che è quello che conosciamo tutti, Firefox Android per chi come me lo usa, Firefox S per smartphone, quindi questo qui, e Firefox S per tablet, che ancora ufficialmente non ci sono da parte di Mozilla supportati. E queste delle quattro versioni hanno ovviamente ognuna delle caratteristiche diverse, e questo è il supporto di essere specificato nel famoso file manifest. Quindi aveva lo sviluppatore la possibilità di puntare a un grosso mercato, dall'applicazione che per il desktop a quella del mobile, tablet, per Android, perché pure Android permette l'esecuzione di queste applicazioni tramite Firefox. Come ho detto prima, ci sono delle differenze, come quella dell'orientamento e ovviamente la risoluzione, diciamo, del resto, sì, uno schermo così passiamo a uno schermo colà. Poi, ovviamente ci sono delle differenze come l'installazione dell'applicazione. Se la installate da desktop vi trovate l'applicazione direttamente nel menu di sistema, che poi ovviamente può essere sia packaged che hosted, o se no su mobile, come su iOS, quando fate con i siti, la ritrovate direttamente nello screen il link. E questo è un gran vantaggio per gli sviluppatori, perché con un colpo solo avete Firefox S per tablet, per desktop, per Android e pure per altri browser, per altre cose, perché alla fine è un'applicazione web, quindi funziona su tutto. I giochi, questo è il tallone di Achille al momento di cui tanti mi hanno fatto domande: ma ci sono, funzionano, cosa sono? Non ci sono, o almeno se pensate ai giochi 3D, con gli effettoni e così via. I giochi non sfruttano OGL, al limite utilizzano canvas, quelli disponibili, sono tutti 2D. Perché, come ho detto prima, questi dispositivi hanno poca RAM, hanno un processore, mi sa che neanche 2 core, non me ne ricordo sinceramente, e sono carenti per tutta una serie di fattori di potenza. Quindi al momento non le supportano, ma se avete provato OGL sul computer, io almeno dico che è uno spettacolo. Per girare un engine sul proprio browser, per me che utilizzo solo Linux, mi dice da un gioco sul browser a Call of Duty, per esempio, dico queste cose ovviamente parlare con gli anni e così via. Però ho messo un link di riferimento sempre di Mozilla Arcs per ottimizzare il proprio gioco per Firefox OS, che ovviamente sono trucchi che utilizzare anche per le applicazioni. Quindi al momento non ci sono giochi 3D che richiedono questa potenza, perché come ho detto all'inizio, Firefox OS è pensato per un pubblico che non ha esigenze pesanti, potremmo dire. Cioè, se io voglio giocare, mi compro un telefono di questi qua che costa 500 euro, ci posso mettere quello che mi pare e così via. Quindi Firefox OS è pensato per i paesi di sviluppo in cui la gente vuole vedere le mail, vuole vedere sul sito e così via, non vuole giocare. Firefox OS è un multidispositivo. Questi qui, questo che ho qui in mano, è il prototipo primo della Kingspawn. Ma per chi segue la questione, ci sono altri dispositivi come quello dell'Arcadel, che è uscito poco fa, quello della ZTE, che sono sempre supportati da Mozilla e costano poco. Si possono comprare in Italia al momento tramite eBay o con dei trucchetti che
tramite un sito che vi spiega, vende, fare il quinto contratto su Movistar, per esempio lo potete comprare, lo spediscono in Italia, insomma. E anche se Telecom Italia è uno dei partner al momento, ma ancora non ho fatto niente. Quindi, però poi potete prenderlo, compilarlo per il vostro centro di telefono. Per esempio il Samsung Galaxy S2 c'è proprio la guida ufficiale sul Mozilla Developer Network per mettercelo. Io vi linko la sezione su SDA Developers, contiene esperimenti di chi l'ha fatto, e le spiegazioni su come compilarlo del Mozilla Developer Network. Per quanto riguarda la versione tablet, al momento non c'è, ma chi vuole potrebbe provare a compilarlo. Io mi ho fatto il tablet e ho visto che c'era la guida, ma ancora non ho avuto tempo. Speravo di portarlo oggi, ma non ho avuto neanche la possibilità di provare a compilarlo per il tablet. I classici utenti Android sono malati del root, cioè poter sbloccare il proprio telefono e fare quello che vuole, che si vuole, pure io sono uno di quelli. Però FirefoxOS, per via della sua implementazione, non ha bisogno di questa cosa. Infatti il kernel, ovviamente con tutti i trucchi si può sempre sbloccare root e così via, però non ce l'ha. La soluzione è che me lo prendo, il codice sorgente, me lo modifico, abilito il root di base e ho la mia versione di FirefoxOS rootata. Però, siccome ho visto come è implementato FirefoxOS, che gira tutto dentro un browser, io faccio le chiamate di JavaScript di quello che mi serve tramite le varie API, quindi non ho un accesso effettivo che posso dare i comandi. Cioè su Android abbiamo l'emulatore del terminale, usiamo quello e diamo il comando, no? Qui è un'applicazione, quindi io faccio le varie richieste tramite le API di quello che mi serve che faccia il telefono. Ovviamente, come ho detto prima, alcune di queste API servono solo per applicazioni certificate da parte di Mozilla, che non lo utilizzano insomma per scopi di applicazioni che io utilizzo su Android. Faccio sempre stupido web, card, al momento non ci sono su FirefoxOS, quindi non lo posso utilizzare. Però, facendo delle considerazioni sull'hardware poco esoso e che poco potente, lo schermo è un 4 pollici, non è un 5 di questo notte, insomma, non è tutta questa granché di risoluzione, di definizione, e poi perché è open source, la durata è maggiore, per almeno per me. L'utilizzo che ho fatto fino adesso mi ha confermato questa cosa, io accendevo e frecciare le cose per provare le applicazioni di conto per più, questo mi trovo qualche giorno. Poi non è che l'ho fatto un utilizzo assiduo, poi vedremo. Oh, è in italiano. La community di Mozilla Italia l'ha tradotto e dalla versione 1.1 non lo trovate nella nostra bella lingua. Nella 1.0 non c'era, nella 1.1 che ho provato ci sta, sta anche nella 1.2 ovviamente. Oh, qui perché Mozilla Italia? Mozilla Italia come della community di volontari tra cui io. Cerchiamo di tutto, dai traduttori, grafici, volontari, programmatori, marchettari, chip e shop e così via. Cerchiamo un grafico anche perché questo logo esiste solo in Bitcoin e ci serve vettoriale. Poi, per chi ha visto la grafica di Mozilla Italia, del portale, è un po' datato e non è sta bellezza. Quindi stiamo discutendo di come farlo, almeno io sto cercando di farmi cambiare un po' idea, quindi se mi date un po' di supporto per cambiarla, è ben accetto. Oh. Qui siamo arrivati proprio alla conclusione, qui ci sono tutti i link che ho voluto mettere di riferimento. Mozilla Apps, il blog di Mozilla, sulle nuove tecnologie JavaScript HTML5, con tutti esempi, anche spesso di screencast proprio degli sviluppatori Mozilla. Ed è quello che rilascia attualmente più esempi di codice per lo sviluppo di Firefox, per lo sviluppo di applicazioni per FirefoxOS. Mozilla Developer Network ne ho parlato più volte, mettetelo nei preferiti e usatelo, c'è di tutto. E ovviamente c'è anche una bella lezione dedicata a FirefoxOS. Developers Hub è una sezione dedicata nel marketplace che spiega come inviare le applicazioni per loro. FirefoxOS qui, guai, quello lì, è un blog è un blog che spiega le ultime versioni, le novità, quale dispositivo comprare, come comprarlo fuori dai paesi in cui è uscito, ma non gli altri. Insomma, è un modo per tenersi aggiornato. Building FirefoxOS è un sito interessante invece, contiene tutti esempi di codice, demo già pronti, su come fare le applicazioni e tutta una serie di documentazione. E anche questo su GitHub, però è visitabile da web, quindi potete studiarlo con calma. Bene, insomma. GitHub perché? Perché tantissime applicazioni, anche quelle che fanno di test, quindi Mozilla stanno su GitHub, perché Mozilla ha un account su GitHub in cui c'è di tutto.
Quindi dategli un'occhiata pure lì, cioè ci stanno tutti i progetti, anche quelli abbandonati, di test, di tutto. Trovate anche l'applicazione di Vincoballo che la rilasciata lì, la mette host, quindi potete studiare quello che vi pare. Questo è il bello dell'open source e di realizzare applicazioni web. Poi qui ho messo una città HTML5 nuovo, che è un portale in cui a breve comincerò a scrivere tutta una serie di lezioni dedicate a Firefox OS. Qui ho messo i documenti di riferimento. Sono quelle del Firefox OS Updates a gennaio, che è stato qui a Roma, in cui ho potuto vincere il dispositivo questo qui. Le presentazioni che hanno presentato dei rappresentanti di Mozilla. Carlo Finoli è Mozilla di Rappresentative Italia per l'Italia. Luca Greco, lo sviluppatore di Firefox OS, e Andrea Marchesini è uno di quelli che si occupano delle API. Poi Luca Greco ha rilasciato un'altra presentazione che mi ha consigliato per migliorare questa. E poi qui ho messo Chris Hellman, per chi non lo conosce, è uno con i capelli rossi su Twitter, scrive un sacco di web e così via, e lui lavora per Mozilla. Qui c'è una presentazione che dice le stesse cose che ho detto io. E poi Mozilla Access e VM che per Firefox OS sono i punti di riferimento. Oh, poi qui l'ho aggiunta all'ultimo momento. Queste sono delle applicazioni di esempio prese da vari siti. C'è la possibilità di fare l'applicazione PhoneGap, di utilizzare PhoneGap o Cordova per Firefox OS. Quindi questo è un link di una persona che è riuscita a portarla e ha spiegato come ha fatto. Io non ho mai usato PhoneGap, però da quello che ho capito ha cambiato solo i nomi delle API usando quelle di Firefox OS e l'applicazione gli ha funzionato tranquillamente. Ci sono altri esempi, ma io ho preso il primo. Poi queste due qui sono dei Mozilla Access, delle applicazioni di esempio che potete trovare su GitHub, qui c'è l'articolo che spiega. Firefox OS con le Project Hub è quello che ho detto prima. Ninja RSS è l'applicazione che ho fatto io insieme a altre due o tre persone, il Firefox OS Updates. Non è questo granché, alla fine è un semplice lettore RSS in cui potete inserire i feed e li salva tramite local storage, ma è un'applicazione semplice, fatta male, che però ha passato perché siamo riusciti a passare, insomma. No. Siamo arrivati alla fine per le domande. Se non avete avuto domande, io vi faccio vedere il telefono in azione o il simulatore, se no ditemi voi. Qui ho messo il link diretto alla presentazione che è su GitHub, questa, il link alla presentazione sul forum in cui c'è stata tutta la discussione su come modificare e così via. Firefox OS Simulator, come potete vedere, lo trovate nel menu sviluppo web del vostro Firefox. Adesso stanno lavorando una nuova interfaccia per questa pagina, che è quella che permette di aggiungere le applicazioni dentro al simulatore, integrata proprio dentro il Firefox. Sarà presente dalla 26. Io qui ho la 26, però ancora è sviluppo, non è storia, anche quindi ho preferito usare questa qui. Allora, se gliela fa, potremo vedere Firefox OS. Allora, questo è Firefox OS in azione. Allora, vediamo un po'. Allora, qui c'è il menu. Air Maps praticamente si utilizza le mappe di Nokia in HTML5. Firemarketplace, il marketplace che abbiamo visto. La camera dovrebbe utilizzare la webcam del computer che ho fatto. Se n'è andato, perché se n'è andato? Allora, i settings, io dalla prima impressione che ho avuto quando ho ricevuto il Keon, che è questo modello qui, Firefox OS mi ha dato un'impressione proprio di alta usabilità per le persone che non hanno voglia di imparare a utilizzare Android o faccio esempio stupido di mio padre che non c'ha voglia, modifica i contatti senza rendersene conto quando fa le telefonate, cose del genere, e lo ritengo molto semplice da utilizzare. Ovviamente questo è tutto HTML, voi potete personalizzarvi la grafica, infatti è una delle cose che propone Mozilla, di personalizzare la grafica, non il sistema operativo ma solo la grafica, perché così cerca di invogliare lo sviluppo per il sistema. Per adesso, per esempio, se prendiamo un display, potremmo vedere, ecco qui, l'interfaccia. Poi il menu questo è quello classico dei sistemi Maritangere. Allora, vabbè, dicevamo, questo ce l'ha con me, ho messo l'estensione per il full screen che a quanto pare dà problemi, che durante il test che avevo fatto non dava. Allora, questo è Firefox OS,
Poi io, siccome questo è di base Android, sono riuscito a collegare questo, diciamo, la visualizzazione in diretta sul computer tramite il software Droid Start Screen, che utilizza ADB, perché il vantaggio di Firefox OS è che c'è uno script in bash o in batch a seconda del sistema operativo che vi permette di flashare in automatico anche la dispositivo GPL senza dover fare giri come si fa su Android per entrare nella modalità volume su eccetera. Qui con comando in automatico mi flasha Firefox. Allora, sperando che funziona, ovviamente il dispositivo si deve accendere. Dai, ce la fai. Ecco, dai, che ci sei. Il tempo che si avvia, eccolo. Io sono fatto pure prima nel test, perché non so perché lo faccia, probabilmente ce l'ha con me. Vediamo. Uno di questi problemi dello streaming così è che utilizza il protocollo USB, quindi ha uno streaming lento, quindi non si può vedere la fluidità del sistema operativo. Poi adesso che non ho mostrato, cioè, è riuscito. Mi ha fatto un tardinello penale perché la versione di DTP presente su Debian a quanto pare creava problemi, ho potuto prenderne un'altra, però continuo a farmi penale lo stesso. Quindi vediamo se quel vecchio sistema lo legge. Se tanto qualcuno ha domande, intanto cerco di farlo funzionare. Non lo legge ancora. E vi dico, io con tutta la speranza ci ero riuscito prima. Per chi vuole comunque può venire qui, glielo faccio provare, non è un problema. C'è stata l'evoluzione dalla 1.0 alla 1.1 riguardo le varie schermate, che nello screenshot non si vede, che vi ho mostrato prima, ma all'inizio le schermate erano 4, una dedicata soltanto a Marketplace, alla fine è stata rimossa ed è stata rimossa perché c'è l'applicazione direttamente. Ma poi il bello, che secondo me è tutto web, quindi tutte le animazioni sono in CSS, quindi potete sbizzarvi. Poi se l'applicazione, che mi sono accorto oggi, richiede l'online, ma è hosted in automatico, la blocca, non permette l'esecuzione, vi dice il dispositivo deve essere abilitato, l'icona qui viene mostrata da sfocata, quindi l'utente, diciamo, è pure un po' tutelato da questo punto di vista, si accorge. Sinceramente questo dispositivo qui, che ho qui, il Keon, fa lo schifo, è da sviluppatore, non è fatto, diciamo, per farci le foto, è una fotocamera, non mi ricordo se da 2 megapixel o 5, le fa da schifo. Però è per uno sviluppatore non è che vuole fare, vuole perdere tempo con Instagram, quindi ma più che bene per testare la propria applicazione. Poi, se fatti più il conto di me. Che vi dico, se non ci sono domande e qui non ci riesco. Io sinceramente ancora non ho potuto sviluppare più di tanto, però ritengo che nel prossimo futuro sviluppare applicazioni principalmente web sarà ottimo per gli sviluppatori, non solo per poterci guadagnare qualcosa perché il mercato è più ampio, ma perché semplifica di molto. Non è come con Android di farlo in Java, di iOS di fare in C, in Objective-C, in BlackBerry di fare in C, di fare in web, cioè qui le fai web, funziona ovunque. Ottimizzi i risultati il più possibile. Lo puoi testare su più dispositivi in modo semplice e poi sbizzarrirti su tutto, sbizzarrirti facilmente. Scusa, sì. Provando a far partire macchina virtuale? No, proprio volevo collegare fisicamente questo. Ci sono riuscito prima della telecamera partito. Perché tramite ADB ho visto che si può mandare lo screen sul computer.
questo tool me lo permetteva fino a poco fa, evidentemente c'è le sue cose, non. No, è il sistema. È una delle opzioni che non c'ho. Comunque, a me nemmeno l'installazione dopo il primo avvio mi ha fatto dire veramente figo, perché rispetto a Android è proprio amichevole. Usare il font di Mozilla che è simpatico, o proprio il look di Mozilla, ma dimmi. Ma DB è basato come root. E l'avevo sbloccato, perché su Debian ho visto che creava problemi, però posso entrare il root e vediamo. Che non mi ricordo sinceramente, perché con Debian ho visto che ci sono proprio dei problemi di permessi da utilizzare anche la lettera romana. Assicurare che prima funzionava tutto, l'ho provato pure ieri, dedicato una giornata solo a far funzionare questa cosa. E una delle opzioni, ormai è la presentazione iniziale, non che ho tanta voglia di fare, perché non l'avevo neanche spento io il computer. E va bene, se volete lo provate qua, almeno lo prendete in mano e ci divertite. Vai prima, guarda, andiamo avanti. C'è chi lo ritiene un giocattolo, almeno questo dispositivo qui dà l'idea che è un giocattolo rispetto al classico dispositivo. Il menu, guarda, questo quella lì è con il motore di ricerca che sta con Android, viene chiamata schermata principale in italiano, però il menu dice di qua, uno lo può organizzare. No, questa è sì, sì, questo sistema, sì, come è pensata è nuova questa interfaccia. Sì, sono tutti nuovi, non è? Allora, al momento quelli ufficiali sono questi della Geekspot, che sono due, che è un Epic, poi c'è il Big Plus che è ancora deve uscire, poi ci sono quello dell'Hackathon e della ZTE, sono solo quelli ufficiali. L'altro giorno è uscito quello dell'LG Fireweb. Però sono solo questi quelli ufficiali supportati da Mozilla, quindi se uno vuole uno di questi bisogna cercare sui siti di quelle nazionalità, perché Mozilla ha accordi con i maggiori provider telefonici dei vari paesi, c'era pure con Telecom Italia, tant'è che si va sulla pagina dei clienti e citata. E tanti dei sviluppatori e recensori di Firefox sono proprio dipendenti di Telefonica, che è quella maggiore brasiliana, e quella di Telecom, che ovviamente estera non italiana. Quindi cerca di fare questo, perché lo scopo è quello di promuovere il web mobile, perché non tutti si possono permettere un telefono che costa così tanto e che funzioni decentemente, perché tutti abbiamo, c'è chi ha provato telefoni Android cinesi e sa che da un po' c'erano problemi e c'erano un Android un po' bugato e così via. Con questo, con 100 euro c'è un giocattolo che funziona e posso andare a scegliere pure le mail e così via. Cioè, ci sono altre domande? Dai. Ci sono qua. Ovviamente rinnovo l'invito per Mozilla Italia, iscrivetevi alla community, contribuite anche con le traduzioni solo per dire la vostra, perché alcuni dei utenti presenti sono vecchia scuola e per convincerli è un po' difficile, anche solo per cambiare il layout di base del sito è un po' tosta. Oh. Io ho fatto paura che smettevo. Allora, eccolo qua. Qui lo streaming, come l'ho scritto sotto, è lento. Riesce a mandare solo screenshot da questo, quindi non potete vedere l'animazione. Per esempio, questa 1.2 al momento ha un glitch. Se vado così, potete vedere questo schifo che è presente in questa versione qui. Che fa. Questo è. Dice come. C'è un termine tecnico, non mi ricordo, è quello che permette di switchare per le varie applicazioni avviate. Poi ne so che con l'applicazione bisogna aprire la galleria, non so che poi ci sono, quindi spaventatevi. No, utilizza l'applicazione da camera, perfetto. Go to camera. Ah, ecco. Ah, qui chiede l'accesso, perché non l'ho flashato, ma non l'ho ancora fatto un primo utilizzo.
questa è la fotocamera in azione. Poi, io ho fatto delle prove di foto, sinceramente non è tutto questo granché, ma se lo vedete in mano è leggero, se si monta con niente questo telefono. Sarà perché ne avete l'over più, da quello che ho visto in ZTE e gli altri, sono veramente fatto molto meglio. Poi che ne so, fotocamera, impostazioni, che vogliamo vedere? Orologio, che fa l'orologio? Fa l'orologio. Il timer, vabbè, ecco. Da questo punto di vista ricorda per certe cose l'interfaccia di Android, anche quella di iOS, perché gli sviluppatori Mozilla hanno cercato di prendere il meglio dei vari dispositivi per creare uno che fosse più intuitivo possibile. Tant'è che se vedete i video di presentazione che hanno fatto tipo in Polonia e cose del genere, vedi che i negozi di Firefox ce ne andavano le persone un po' anziane, quelli che il computer non lo sapevano utilizzare più di tanto. Quindi al momento diciamo un po' un entry level proprio basso. Però io credo che possa dare nel giro di qualche anno qualche cazzotto agli altri dispositivi. Perché è semplice svilupparci. Poi, non so che vogliamo vedere. Ah, il browser stesso è un altro browser. Questo qui, VibriSync, per esempio, era un'applicazione che stavo testando, qui non c'è internet, che stavo testando sempre per Mozilla. Questo è il classico browser, ricorda l'interfaccia classica da mobile. Eccolo, qui è proprio sempre il glitch presente. Poi dentro, questa è la rubrica contatti. Vogliamo vedere, importa contatti, sincronizza con Facebook, adesso dalla 1.1 è integrato Facebook e anche Google, quindi possono sincronizzare i contatti. Poi se vedete qui c'è Twitter e la calcolatrice, da quanto pare richiedono internet, quindi se io le faccio partire mi dà errore, è un'altra schermata che non si fa tempo a vedere, spero perché sia la versione sviluppo. Poi i contatti. Qui vedete, c'è un insulto di mio fratello che ha voluto provare il telefono. Mi ha scritto un insulto, però vabbè, Quindi però, questo è il DL telefonico. Sì, la rubrica è quella, questa è molto comoda, però se provo ad aggiungere uno nuovo, ecco qua. E è uguale a quella di Android alla fine, non è che c'ha quello che iOS è utilizzato veramente poco, però è uguale. C'ha il nome, cognome, numero di telefono, la tastiera è questa, non ha come Android o iOS quello del sintetizzatore vocale che tu gli detti e lui scrive, almeno al momento. Com'è il feedback della tastiera di schermo? Guarda, allora proviamo a scrivere qualcosa. Su questo dispositivo, secondo me, è un po' in ritardo, su questo dispositivo, perché secondo me proprio lo touch di questo è povero, che se lo senti proprio un po'. Cosa si sente? Capito? C'è un vetro secondo me sopra un po' pesante su questo modello, però come vedi qui lo vedi laggare anche qua, però qui mi sembra il feedback abbastanza positivo. Certo è una tastiera un po' semplice, ma ricordiamoci, questo è tutto HTML, quindi si può modificare, non bisogna dire come, ma qualche modo si può fare, che non è la mia preoccupazione, però si può fare in qualche modo. Poi ditemi voi, io ovviamente questo utilizzerebbe Google, ma qui non c'è niente che posso mostrarvelo. Poi ci sono degli sfondi preinstallati, sfondo, qui ce ne sono alcuni che ne trovo la via, ho messo la volpe di base, c'è questo qui dei fiori. L'ho detto prima, la carica sinceramente lo faccio sempre di notte, quindi non sveglia mattina, lo trovo carico. Ma adesso vediamo quant'è il milliampere, che non lo ricordo di questo modello, però non dovrebbe metterci tanto, più di tanto rispetto agli Android alla fine o iOS, perché è una classica batteria. Cioè il cavo, ecco. Ovviamente è staccato, però questa, come se vedete questo modello, c'è una plastica, questo qui è un po' gommoso, un po' povero, ma mi ha detto un developer. Allora questa non ce l'ha scritta quant'è, perfetto. Ah, ma si sì, questa è 1580 mAh questa batteria qua. Io l'ho provato poco, secondo me qualche giorno dura. Cioè non è esoso quanto un Android alla fine, l'abbiamo detto, cioè non è, c'è un processore che non è piuttosto sto granché. Però se sentite qua, adesso smontato, sembra un giocattolo questo, è proprio ultra leggero. È il vantaggio di costare poco, ma
e di darlo la possibilità di tutti. Ovviamente dopo che gli è andata a te, ti è spento. Come ho detto, ha un pulsante solo, questo è il centro come iOS, quindi quando mettete dell'applicazione non date per scontato che ce ne siano altri, perché su Android ci sono, ma sono nel browser. Qui avete soltanto quella che vi permette di chiuderlo. Quindi se dovete fare davanti e indietro, integrateci per voi nei pulsanti. Infatti qui nella schermata, adesso non provo a ricollegarlo perché potrebbe non rifunzionare, però in un angoletto a sinistra c'è la freccetta che permette di tornare indietro, per esempio qui. Ovviamente questo supporta Wi-Fi, Bluetooth, GPS e 3G. Al momento, poi l'LTE, chi lo sa. Una cosa, la chicca che a me è sempre piaciuta, è che nelle informazioni del dispositivo ti permette di sapere la versione e anche il commit dell'ultima versione di cui è stata compilata. Secondo me è un po' esagerato, ma permette di farlo, insomma, di avere. E c'è l'aggiornamento automatico. La questione è che avendo precisato adesso la 1.2 originale, supportata da Gixphone, mi mette in automatico la 1.1 perché è quella ultima disponibile, quindi io qui adesso con la 1.2 non faccio l'aggiornamento. E l'ho fatto la prima volta e mi sono accorto che non conveniva farlo. Non ho riscontrato grossi problemi perché è bastato rifresciare la 1.2, le configurazioni le ha mantenute. Tutto quanto, quindi non è che va a modificare grossi parti, cambia soltanto l'età di sistema, quindi il resto se lo supporta. Qualche altro qua. Ovviamente c'è tutte le impostazioni da sviluppatore, come su Android, tipo freccia ridisegnata, debugger module abilitato, tema console, le gesture da abilitare, supporto per il cinese, da un elenco di tastiere cinesi, la griglia, vabbè, insomma, queste informazioni che possono essere utili ai sviluppatori. Ditemi voi qui. Penso di aver detto tutto.